Nel periodo di lockdown, in questo inizio di fase 2, diciamo che abbiamo assistito a una comunicazione fortemente caratterizzata da un linguaggio con codici, diciamo così, anti-Covid, no? Con l'effetto che spesso i messaggi si sono un po' sovrapposti, non dico confusi, ma insomma non c'è stata una chiara identificazione poi del brand, probabilmente. Ecco, in questo contesto invece il gruppo Danone ha voluto continuare a comunicare brand, prodotto, sia pure in modo consapevole e responsabile, abbracciando quindi una strada un po' diversa. Ce la raccontano oggi Elena Balta, marketing manager di Danone, ed Elisabetta Corazza, head of digital o marketing sempre di Danone, che abbiamo recentemente intervistato per quanto riguarda l'aspetto dell'approccio digitale. Dicevo, una fase in cui si punta sul brand, si è un po' fatto sperimentazione anche nel modo di lavorare con le agenzie, proprio per cercare di essere sempre in linea con quelle che sono le esigenze e i comportamenti dei consumatori. Allora, passo subito la parola a Elena Balta. Grazie Salvatore. Allora sì, sicuramente questa situazione ha avuto degli impatti sui nostri piani. Come per tantissime aziende ci siamo domandati cosa fosse giusto comunicare. Noi abbiamo fatto la scelta strategica di continuare a comunicare innanzitutto e di comunicare i benefici dei nostri prodotti e cercando di farci delle domande innanzitutto. Abbiamo preso un momento iniziale per chiederci cosa fosse opportuno fare e cosa fosse opportuno evitare. In questa fase ci siamo resi conto che sicuramente il nostro approccio doveva un po' modificarsi. Abbiamo dovuto buttare delle campagne che erano quasi pronte e ci siamo un po' reinventati sia nei messaggi sia nell'execution, e quindi questo ha avuto, come accennavi, un impatto nel lavoro con le agenzie e anche proprio nel modo di lavorare interno a Danone, quindi la collaborazione fra i diversi dipartimenti è stata più importante che mai. Per quanto riguarda i messaggi, c'è stata una doppia fase, quindi quella più a breve termine, in cui abbiamo verificato innanzitutto l'opportunità di quello che già stavamo dicendo in quel momento. Quindi abbiamo stoppato alcune campagne che, diciamo, miravano a comunicare prodotti on the go e abbiamo virato invece più sul core, diciamo, delle nostre marche. E poi su messaggi di medio lungo termine, dove appunto ci apprestavamo a sviluppare delle campagne proprio da zero. E qui, diciamo, mi sento di dire che la prima cosa che abbiamo fatto è, diciamo, abbiamo smesso di pensare al target come gruppo di persone caratterizzate da, diciamo, accomunate da un certo comportamento, un certo interesse, e abbiamo pensato più alle persone in quanto tali e alle loro emozioni. Quindi abbiamo provato a innanzitutto fare questo shift. E poi, pensando ai nostri marchi, io mi occupo in particolar modo di Activia e di Actimel, abbiamo riguardato con diciamo particolare spirito critico i nostri brand manifesto, i nostri purpose, e abbiamo provato a verificare che ruolo potessero avere in questo nuovo contesto. Recentemente è partita la campagna Activia, che riserverà una sorpresa, no? Coinvolgendo un famoso testimonial, e ieri è partita quella Actimel, entrambe ideate da Young Rubicam. Puoi raccontarci meglio la differenza di posizionamento e di linguaggio di queste due campagne? Come dicevi, siamo partiti già da qualche settimana con Activia. Parto brevemente da Activia e poi passo ad Actimel. Allora, Activia ha sempre comunicato il benessere che inizia da dentro, inizia dall'intestino. Diciamo che in questo contesto ci siamo resi conto che oggi più che mai il nostro messaggio potesse risultare rilevante in un contesto in cui sicuramente abbiamo tutti bisogno di essere in equilibrio. Quindi in sostanza la nostra campagna si è andata a concentrare su quello che rappresenta un po' proprio il DNA della nostra marca, e in una seconda fase andrà a rinforzare questo messaggio andando a lavorare ancora di più sulla consideration, e lo farà anche attraverso
una testimonial, se vuoi poi dopo ne riparliamo più nel dettaglio. Per quanto riguarda invece Actimel, sicuramente si è trovato molto coinvolto in tutta questa situazione, perché come probabilmente sai, lavora sul territorio del sistema immunitario, sul rinforzo del sistema immunitario. Quindi, in primis, con Actimel, quello che abbiamo fatto è in tutti i modi evitare di passare messaggi misleading che potessero, diciamo, portare il consumatore a vedere il nostro prodotto come un rimedio, cosa che non è. Quindi, diciamo, abbiamo fatto particolare attenzione a veicolare un messaggio che potesse essere, diciamo, corretto per il nostro consumatore, e poi ci apprestavamo a lanciare, proprio dopo un paio di settimane dalla partenza della pandemia, un nuovo prodotto a scaffale, nel quale credevamo tutti tantissimo e crediamo tutti tantissimo. Diciamo, ci siamo trovati a lanciarlo proprio in quel momento un po' infelice. Ci siamo chiaramente domandati cosa fosse opportuno fare, se bloccare tutto, se continuare con la comunicazione, e poi abbiamo deciso di proseguire, perché lo trovavamo comunque assolutamente rilevante. È un prodotto innanzitutto che a livello proprio di prodotto si basa sulla dolcificazione del miele 100% italiano. Il prodotto E si chiama esattamente, ricorda il nome del prodotto. Actimel miele caffè, quindi poi ha due varianti, e abbiamo creato un po' un parallelismo tra Actimel e le api che ci donano il loro miele, perché entrambe, diciamo, hanno la caratteristica di essere piccoli fuori ma forti, nascondono una grandissima forza, e quindi la combinazione di questi due elementi è stata un po' all'origine della campagna che è partita proprio ieri in TV, e poi avrà anche una video strategy e anche una campagna influencer. Per quanto riguarda lo store, chiaramente ci siamo fermati, ma speriamo di poter tornare presto a comunicare anche nei punti vendita. Mi dicevi, Active invece avrà presto un volto famoso, no? Che questa è la tua immagine. Svegliamo il nome, dai. Sì, è Federica Pellegrini. Allora, con Federica abbiamo già iniziato a collaborare nel quarter 1, ma con una comunicazione un po' diversa. Adesso torneremo a lavorare con Federica. È stato anche molto divertente, interessante, perché avremmo avuto uno shooting con lei, un regolare shooting, e invece abbiamo dovuto un po' reinventare tutto, e quindi smart working anche con Federica su Zoom a fare le call. È stata un'esperienza assolutamente positiva. Il ruolo di Federica sarà triplice, perché Federica svelerà quelli che noi chiamiamo gut secrets, quindi dei wow fact sull'importanza dell'intestino, che va al di là dell'intestino, diciamo, così come generalmente lo consideriamo. Poi Federica come sportiva, quindi trainer, e anche Federica come food coach, quindi ci aiuterà a raccontare in un modo che possa risultare più engaging e anche molto popolare questi messaggi che nascono, diciamo, come scientifici, ecco. Bene, grazie Elena. Vorrei chiedere invece a Elisabetta Corazza come appunto questa digital strategy si integra con invece la comunicazione offline, diciamo così, televisiva. Certo, ma allora noi in realtà in Danone la collaborazione ovviamente tra, diciamo, marketing di prodotto, insomma, il digital marketing comunque è sempre esistita, non è certo una novità, però no, non ti posso negare che queste due campagne nello specifico sono state particolarmente interessanti. Io vado veramente orgogliosa di queste due campagne, per il lavoro che è stato fatto sia dal team interno di Danone che anche dall'agenzia, con tante difficoltà. La cosa difficile è che abbiamo dovuto, soprattutto sulla parte digitale, mi riferisco quindi nel caso di Activia al ruolo di Federica, nel caso di Actimel anche a tutte le influencer che ci aiuteranno a veicolare la campagna, e anche a quell'aspetto legato in parte alla sostenibilità che la campagna di Actimel comunque porta avanti, che
che ci ha messo un po' in discussione più volte. È stato un way of working diverso dal solito, nel senso che ci ha visti molto più uniti sotto certi aspetti, però ogni settimana, insomma, mettevamo in discussione tante cose, perché l'incertezza che ancora in parte con la quale dobbiamo convivere non ci sta in questo momento aiutando a riuscire ad avere una visione a lungo termine. Quindi decisioni prese oggi, uno si domanda, ma saranno ancora valide? Un messaggio scritto oggi, tra 2 settimane, perché non è che siamo pari 2 mesi, sarà ancora valido. E perché il digital ha in questo un rischio in più? Perché il digital prevede l'interazione con i nostri consumatori. Cioè, in televisione ovviamente non è che non ti poni questi problemi, ma insomma strutturi una comunicazione, un copy, un 15, un 30 secondi in un certo modo. Ecco che invece quello che ogni giorno succede nella realtà, sui social poi si amplifica, le persone ti rispondono, le persone interagiscono, reagiscono e quindi è ancora più difficile prendere delle decisioni oggi per domani. Però è stato veramente, veramente interessante. Tra l'altro siamo tornati anche a fare una cosa che non facevamo da tanto tempo, di cui io sono molto contenta, a lavorare molto bene sulle landing page. Questi due progetti hanno 2 siti dedicati, sia nel caso di Activia che nel caso di Actimel, particolarmente belli, particolarmente secondo me alti in termini di qualità dello sviluppo, che è una cosa che un po' nel digital ci si stava un po' dimenticando. Vabbè, io essendo tanti anni che ho cominciato facendo i siti e quindi li amo particolarmente. Ormai col mondo dei social sembra che i siti non abbiano più un ruolo, in realtà invece sono appunto l'atterraggio delle campagne, sono il posto in cui poi i consumatori e tu ti misuri anche ovviamente a quel punto su persone che arrivano su quel sito, quanto tempo ci rimangono. Quindi anche la parte poi di KPI è fondamentale. E quindi sono stata molto felice di fare una campagna che partendo da un'idea, quindi di posizionamento, che ha uno sviluppo televisivo assolutamente ben fatto, ha poi saputo sviluppare social, influencer e web, inteso come i siti proprio in una maniera estremamente coerente. Tra l'altro le decisioni sono sempre state prese di team, cioè era uno di quei casi in cui non decideva il digital perché era digital o il marketing perché era TV. È stata veramente una, per entrambe le brand sono le due marche più importanti dell'azienda, quindi insomma Volumi enormi, insomma. sì, Possiamo abbastanza. dare qualche cifra e dopo ritorniamo all'argomento. Sono, diciamo, 2 brand che hanno un fatturato di circa 150 milioni nel complesso. Beh, una giusta, doverosa precisazione, direi, per capire l'entità di quello di cui stiamo parlando e l'importanza quindi di comunicare a maggior ragione in maniera efficace. Lavorare in team all'interno dell'azienda è stato fondamentale, ma come è stato altrettanto importante lavorare con le agenzie VNL e YNR. Potete raccontare un po' come si è articolato questo rapporto in queste settimane? Allora, sì, il rapporto con VML YNR, diciamo, è un rapporto già consolidato, quindi abbiamo potuto contare già su una conoscenza pregressa, però sicuramente ci siamo trovati ad affrontare diciamo, una situazione anomala. Abbiamo intensificato tantissimo i nostri scambi, quindi ci sentiamo quotidianamente più volte al giorno. In modo, mi sento di dire, abbastanza informale, questo è stato fondamentale. Poi del resto ognuno di noi è entrato a casa dell'altro, quindi questo già ha abbattuto delle barriere. La comunicazione continuativa è stata cruciale per riuscire ad essere tempestivi. Ci siamo scambiati anche un sacco di informazioni, di report, perché magari ognuno di noi aveva la possibilità di accedere a qualcosa e quindi lo scambio è stato veramente importante. Una domanda al volo per chiudere. Sembrerebbe, uso il condizionale con grande prudenza, che insomma la fase 2, il ritorno alla normalità, potrebbe essere magari più veloce di quello che pensavamo solo qualche settimana fa. In questo ritorno alla normalità, Danone che strategia pensa di adottare anche in termini di investimenti? Di ritorno in comunicazione. Voi, appunto, come avete ben sottolineato, non avete mai smesso di comunicare. Voi anche per la tipologia di prodotto alimentare, forse l'unico settore che durante il lockdown è andato avanti, no? Però, appunto, questa auspicato ritorno alla normalità, che piani state facendo, se
Avete già iniziato a farli? Assolutamente sì, abbiamo già iniziato a farli, ma chiaramente ci riserviamo di continuare a monitorare la situazione e adattarli giorno per giorno. Sarà davvero importante per garantire la rilevanza dei nostri messaggi. Sicuramente la nostra strategia vede da una parte l'accessibilità come un punto cardine. Sappiamo perfettamente che uno dei risvolti negativi di questa pandemia ha a che fare con l'economia e la capacità di spesa delle famiglie, e quindi non possiamo ignorare questa cosa. Quindi intendiamo assolutamente lavorare sull'accessibilità dei nostri prodotti. Ci saranno delle azioni che riguarderanno il prezzo e le promozioni, però diciamo che è un po' tutta l'equazione del valore che deve essere messa in discussione. Un secondo aspetto è che comunque in questi due marchi di cui abbiamo parlato oggi, ma in generale Danone è molto orientata, no, a prodotti che hanno a che fare in qualche modo con la salute, e noi crediamo comunque che un po' questa situazione abbia portato a un po' un nuovo paradigma della salute, dove probabilmente il ruolo della prevenzione sarà più importante, e per prevenzione intendo proprio anche attraverso l'alimentazione, attraverso quello che mangiamo tutti i giorni. E quindi in questo contesto i nostri prodotti possono sicuramente avere un ruolo importante. E poi sicuramente avrei dovuto probabilmente citarlo come primo punto, un po' un hygienic factor per Danone, e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti. Oggi più che mai diventa fondamentale avere dei prodotti sicuri e di qualità, e noi intendiamo continuare a lavorare su questo aspetto come prioritario. Lato mio invece, quello che sicuramente cambierà in Danone in questa fase imminente, non sappiamo più che numero ha, è che il digital, soprattutto in un'azienda di largo consumo, potrà avere chiaramente un ruolo di conversione, cioè nel senso che il ruolo dell'e-commerce, noi non abbiamo un e-commerce diretto, ma chissà che non l'avremo, quindi butto lì. Ci sono dei ragionamenti molto concreti sull'avvicinarsi a canali che 3 mesi fa guardavamo da lontano, come dire, certo noi siamo rivenduti negli e-commerce dei retailers, però in questo momento l'idea di intraprendere un'iniziativa direct to consumers, cioè un canale e-commerce. Quindi è il futuro lato digitale è anche quello che le aziende di largo consumo e anche quelli che fanno prodotti freschi come noi stanno cominciando seriamente a ragionare, perché lì non si torna indietro, di questo sono certa. E questa è una cosa molto concreta che io vedo, al di là poi della comunicazione. Quindi, e-commerce, se non ho capito male, giusto? Sì, ci stiamo lavorando. Beh, questa è una notizia bomba. Abbastanza. la posso dare perché so che posso dare. Diciamo, poi. Stiamo concretamente lavorando a un progetto che ci vedrà. Speriamo a breve sul mercato. Insomma, è interessante, però non sarebbe successo senza il Covid, questo è vero. Certo. È stato un acceleratore di tanti processi. Nel giro di qualche settimana. Sì, sì. Bene, direi che abbiamo affrontato tanti argomenti e ne affronteremo altri in futuro se ci saranno occasioni e contenuti di cui parlare. Nel frattempo vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e niente, speriamo in un ritorno veramente alla normalità in tutti i sensi e che venga quanto prima. Vi saluto e vi ringrazio ancora. Grazie. Elisabetta ed Elena. Grazie. A DBX. Grazie. Salvatore, saluto.